Nel Vangelo di oggi, preso da Luca, al capitolo 16, dal versetto 9 e seguenti, leggiamo: «Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza». Il Vangelo di oggi ci pone di fronte a un bivio. Chi vogliamo servire, Dio o il denaro? I soldi non sono cattivi in sé, ma Gesù continua a spiegarci che bisogna farne buon uso. Tanti pensano che con il denaro si può comprare tutto, ma non è così. Ci sono infatti cose che non si possono comprare semplicemente perché non sono in vendita. L'amore, per esempio, non è una cosa che si può comprare. Nella società di oggi si vive per i soldi e si fa tutto per avere i soldi, più soldi. Può anche accadere che qualcuno venda l'anima al diavolo pur di non rimanere al verde. Se vogliamo essere veri discepoli del Signore, siamo chiamati a cercare un tesoro che nessuna tarma può rosicchiare. Nel Vangelo viene sottolineato che i farisei erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte queste cose e si beffavano di lui. Annotazione importante: ciò che conta per gli uomini e per i farisei in particolare è l'avere, il potere, l'apparire sempre di più. Questo è l'idolo che occupa il posto di Dio. Questa è l'ipocrisia. Dobbiamo fare una scelta netta e coraggiosa, scrollandoci di dosso questa zavorra che appesantisce il cammino verso Dio, vero tesoro che non si corrompe e mai finisce. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.